Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in un nuovo video. Allora, come avete visto già dal titolo, sono tornata con un video sui piercing. Wow, che strano Alice, meno male che tu porti sempre cose nuove. E vabbè, sono tornata con le domande più frequenti che mi fanno, cioè che mi fate sia qua sul canale. O se no, quando una persona mi incontra e mi dice, oh mio Dio, c'è il piercing nella lingua, ti posso fare due domande? E io, sì, dimmi, tanto sono, io penso, tanto saranno sempre le solite domande che mi fanno, ti fa male? E che cazzo non lo vuol dire ti fa male? Cioè, adesso? O quando l'ho fatto? O prima che lo facevo? Cioè, non lo so. Però, oltre a tutta questa cosa, possiamo iniziare con la prima domanda. Allora, quanto deve essere lunga la stecchetta del piercing alla lingua e la grandezza delle due palline, sia quella sopra che quella sotto? Allora, la risposta è, diciamo che non c'è una lunghezza che va bene per tutti. Ad esempio, c'è chi ha la lingua più piccolina, chi ha la lingua più grossa, chi è più spessa, chi è più larga, chi è. E quindi va in base alla lingua. Cioè, una persona può averci di 5 cm o di mezzo centimetro, dipende dalla persona. Invece, la grandezza delle palline, allora, la cosa che posso dirvi è che quella sotto deve essere un pochettino più piccola, perché essendo che sotto la lingua ci sono le due vene, no? E se la pallina è troppo grande, succede praticamente che va a schiacciare queste vene e non va bene praticamente. Mentre quella sopra non c'è una grandezza, un po' come la stecchetta, non c'è una grandezza che va bene per tutti, cioè a chi piace più piccola, a chi piace più grossa e non si sa. Quindi, domanda numero 2. Questa è una domanda che veramente io o quando me la dicono o quando la leggo sul canale io rimango tipo, ma perché mi fate queste domande? Ma perché, perché, perché? Se ti si stacca la pallina, ti si toglie la stecchetta e la inghiotti, la mandi giù. Cosa succede? E io dico, ma quando mangiate, mandate giù delle porzioni di pasta, tipo piccole così? Perché la pallina è di diametro, mi sembra che questa qua che c'è su è di 6 mm, 6 o forse 7, non lo so. Cosa vuoi che succeda se tu mandi giù una pallina? Cioè, a me è successo di mandare giù la pallina mentre stavo mangiando una pizzetta e entra e poi esce da dietro, cioè non succede nulla. Meno che non hai una pallina grossa così che ti si va a bloccare, però non penso. Comunque, domanda numero, che numero è? 3? Domanda numero 3. Questa anche è intelligentona. Quando mangi non gli dà fastidio, voi pensate che io adesso è come se non ce l'avessi più, praticamente. È come se, cioè, a volte me lo dimentico, dico, ah sì, già è vero, c'ho il piercing alla lingua e me lo dimentico, perché quando mangi magari, tipo, a me fa ridere tanto, quando mangio gli spaghetti o quando mangio qualcosa tipo gli spaghetti, che magari mi si arrotolano intorno, ma non è che muoio soffocata perché mi si arrotolano lo spaghetto in mezzo alla lingua, cioè, non succede nulla, nulla, proprio zero. Poi, domanda numero 4. Quando mi hanno bucato col l'ago la lingua, cosa ho sentito? Allora, questa cosa è sempre personale, in base alla soglia del dolore di una persona. Tipo io, questo qua, al naso, ho sentito un male atroce e mia mamma, che l'ha fatto nello stesso giorno con me, non ha sentito nulla. Cioè, è tipo, a me ci ha messo una settimana piena per guarire, non farmi più male, per soffiarmi il naso. Mentre mia mamma dopo 3-4 giorni già non le faceva più male. Quindi è una cosa abbastanza personale. Io quando mi hanno bucato ho sentito come un pizzicotto, come quando ho fatto il secondo buco da questa parte, cioè è la stessa cosa praticamente. Poi, domanda numero 5. Allora, nei giorni dopo che ho fatto il piercing, come mi sono sentita? Io per questa cosa ho fatto anche un video e se volete ve lo lascio qui nella I o da questa parte, no, di qua. Qua nella I andate a cliccare e ci sono i primi giorni di piercing, come mi sentivo, com'era la lingua, cosa mangiavo, cosa facevo, cosa non facevo e tutte queste cose qua. Poi, domanda numero 6. Allora, non ti dà fastidio nella quotidianità di tutti i giorni, quando parli o quando fai tutte le cose che fai durante la giornata?
Allora, per mangiare, ve l'ho già detto, a me non mi dà fastidio proprio per niente. Per bere è meno di zero. Per parlare, ormai ci ho fatto l'abitudine, quindi è come se non ce l'avessi. E per il resto niente. C'è qualcuno che mi ha chiesto, ma per baciare il tuo ragazzo come fai? Non ti dà fastidio? Non è che... No, non mi fa nulla, cioè non mi fa né caldo né freddo, proprio zero. Nulla, nulla. Domanda numero 8. Quanto ci ha messo a guarire il piercing? Allora, questo è sempre personale, in base alla persona. Io i primi 3 o 4 giorni, mi sembra, non ho mangiato, cioè, o meno, io che non mangio per una cosa strana. Praticamente io i primi 3 giorni ho mangiato yogurt, yogurt, yogurt. Poi già al quarto giorno, terzo, quarto giorno, ho iniziato a mangiare la crescenza. Perché comunque è un formaggio morbido e quindi si scioglie anche in bocca. Poi dal quinto al sesto, arrivando alla settimana, la seconda settimana, cioè sono tornata a mangiare normalmente. Anzi, la seconda settimana sono andata a mangiare anche al sushi, quindi potete anche immaginare com'è la cosa. Però in media è una settimana per sgonfiarsi e 2 settimane per guarire del tutto e far tornare la lingua piatta normale come è sempre stata prima che si facesse il piercing. Poi domanda numero 8. È meglio usare le palline in acciaio o le palline in plastica? Allora, praticamente o si usa la plastica o si usa l'acciaio chirurgico, che è uno di quei materiali che non si ossida, non fa ruggine, tutte queste cose qua, ed è abbastanza buono come materiale, diciamo. Però io in genere non uso palline in ferro perché io tendo molto a giocarci, cosa che per favore non fate perché è veramente un brutto vizio, perché anche io quando vedo le persone, che magari la persona con cui sto parlando, che si mette a giocare col piercing a me dà un fastidio pazzesco, però poi penso che lo faccio anch'io, quindi mi do fastidio da sola praticamente. E quindi diciamo che a usare la pallina in ferro si rovinerebbero molto di più i denti che usare quella in plastica. Quindi questa è, cioè, è una delle cose per cui uso solo palline in plastica. Poi domanda numero 9. Cosa usare per disinfettare il piercing? O la stecchetta o la lingua e tutto il contesto. Allora, c'è stato il badabom la scoppiata della bomba mondiale. Perché io avevo detto in un video che usavo l'acqua ossigenata. Logicamente la gente fraintende quello che dico perché non ascolta o perché parla senza sapere. Vi linko qua il video in cui vi parlo dell'acqua ossigenata e dei modi in cui usarla. E allora, per disinfettare il gioiello in sé, quindi la pallina, la stecchetta e tutto il resto, io uso l'acqua ossigenata, quindi acqua ossigenata butto un po' sopra, sciacquo sotto l'acqua e poi me lo metto. C'è chi usa la soluzione salina, c'è chi usa l'acqua e basta, c'è chi non lo disinfetta e se lo mette su, cosa che non fate per favore perché è una cosa molto schifosa, perché voi prendete un piercing, un gioiello che è stato toccato da altre persone che non si sa cosa hanno fatto con le loro mani e poi tu te lo vai a infilare in bocca, cioè un po' schifo. Io lo faccio con gli orecchini qua, che magari prendo l'orecchino, poi me lo metto, ma l'orecchino ce l'ho da 10 anni praticamente e ormai è cicatrizzato e cicatrizzata ancora di più. Quindi nulla. Queste qua erano le domande che mi fanno più spesso le persone quando mi incontrano pensando, oh, c'è il piercing nella lingua, ci faccio 2 o 3 domande. E io, sì, va bene. Va bene? Va bene così. E io, sì. E niente, quindi queste qua sono le domande anche che mi avete fatto voi sotto i video. Spero che vi sia piaciuto questo video. Ah, una cosa. Guardate qua, qua, seguitemi qua su Instagram, questo qua è il mio nome. Seguitemi, seguitemi. Guardate, schiacciate, schiacciate. Ok, bravi. Adesso andate qua sotto dove c'è iscriviti. Schiacciate quel pulsante lì, iscrivetevi al mio canale. E niente, mettete like di supporto se volete che vada avanti a fare i video. Se no posso anche andare avanti a non farli. Però sarei più felice di andare avanti a fare i video, visto che mi sono rimessa non lo so. Quindi vi mando un bacio, vi mando un saluto e ciao!